un 3-0 rotondo a Messina che vi ha aiutato a dimenticare in fretta la sconfitta con il Matera. Sì, venivamo da una sconfitta pesante, era una partita che aspettavamo da tanto e dovevamo rifarci subito, quindi siamo stati bravi a mettere da parte la sconfitta e andare subito avanti e a pensare all'obiettivo che teniamo dall'inizio del campionato. Risultato chiuso già nel primo tempo in pratica. Sì, siamo stati bravi ad andare subito sul 2-0 a fine primo tempo, che era importante perché comunque il campo non ci dava agio per esprimere il nostro gioco, quindi brava la squadra perché era importante chiuderla subito e ce l'abbiamo fatta, ci ha reso anche più tranquilli poi una volta rientrati nel secondo tempo. L'azione del secondo gol, ce la descrivi? L'azione del secondo gol è partita da centrocampo su un contropiede. Ho aspettato il movimento di Vutov per portare via il difensore, mi sono inserito e appena ho stoppato ho detto tiro e mi è andata bene perché è entrato in rete, ho fatto gol. Un gol che aspettavi, ho visto un'esultanza notevole. Sì, era un gol che aspettavo perché oltre che è stato il primo in campionato tra professionisti, ma in questo periodo poco importa, lo volevo dedicare a mio papà che sta avendo un periodo un po' difficile, ma sono sicuro che lo supereremo anche questo. Che risposta avete dato al campionato con una vittoria così? È una risposta importante che noi cerchiamo di dare sempre, ogni domenica. Questa, a maggior ragione da una sconfitta, fa subito vedere il nostro carattere, la nostra squadra compatta. C'è un grandissimo gruppo. Ci possono essere degli incidenti di percorso durante il cammino, ma siamo stati bravissimi subito a mettere le cose in chiaro con questa vittoria netta di 3-0. Chi è la rivale più accreditata per la promozione diretta? Questo è un campionato strano perché dal nulla una partita con l'altra può cambiare la classifica. Le squadre sono sempre quelle 3-4, però a noi poco importa, noi pensiamo partita per partita e pensiamo solo a noi.